Nuova puntata di Rapporto Casale in notturna, la effettuiamo con il vice sindaco di Caserta presso il Belvedere di San Leucio, perché comincia estate da Belvedere con Peppe Iodice primo ospite, con centinaia e centinaia di persone che hanno accolto l'invito e sono qui oggi e probabilmente lo saranno per tutta la rassegna organizzata da Massimo Vecchione. Partiamo quindi dall'estate da Belvedere per poi andare anche ad un'estate da Re, i cui preparativi fervono. Certo, buonasera a tutti. Intanto stasera siamo in questa splendida cornice, il Belvedere di San Leucio, 2000 persone sold out per Peppe Iodice, il primo di 16 spettacoli, più altri due fuori calendario che verranno comunicati in questi giorni, due sorprese importanti, una serata bellissima, una temperatura perfetta, il settimo anno di un'estate al Belvedere, un successo ormai acclarato. Abbiamo sold out in moltissimi spettacoli, un cartellone di qualità, un cartellone per tutti i gusti, dai giovani agli adulti, è un pubblico più culturale, è un pubblico che cerca più divertimento, più rilassatezza, insomma ce n'è per tutti i gusti, un calendario davvero importante quest'anno. Si comincia stasera in questa splendida cornice e si andrà avanti per tutta l'estate. Non solo un'estate al Belvedere, un'estate da Re, l'evento organizzato dalla Regione Campania con la Reggia di Caserta e il Comune di Caserta, Zucchero, in due serate Roberto Bolle e Placido Domingo, tre nomi di caratura mondiale saranno presenti nella Reggia di Caserta. Non dimentichiamo anche l'inizio di quello che è il Biz Expo, l'altro evento estivo che si terrà a partire dai primi di luglio presso Parco Maria Carolina, anche lì tantissimi artisti, insomma un'estate ricchissima e da qui a 15 giorni a partire uscirà, da venerdì. E da qui a 15 giorni uscirà anche il calendario di settembre al buio. Non dimentichiamoci invece anche di tutti gli altri bellissimi eventi che sono stati organizzati in questo periodo antecedente a un'estate al Belvedere, terrazza al Belvedere, l'evento domenicale che si concluderà per la quarta domenica consecutiva, domenica 25 giugno, e andiamo avanti con tantissimi altri eventi che si sommano a questi eventi. Siamo su una media di un evento al giorno, una cosa meravigliosa per la città di Caserta che negli ultimi anni, diciamo, è diventata secondo me in Campania il punto di riferimento per gli eventi, e lo dimostrano anche le presenze sui giornali di testata regionale e non solo. Tra l'altro domani comincia anche un appuntamento per i più piccoli in via San Carlo, dove c'è il parco, un evento per i più piccoli, lo street food Bounce organizzato da C'è Gusto, e domani alle 13 ci sarà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale, anche questo una rassegna di eventi molto importanti. Non ci fermiamo, andiamo avanti, si riparte con la stagione teatrale 2023-2024, la presentiamo domani, stiamo cercando di lavorare in largo anticipo per dare la possibilità al cittadino, all'avventore, al turista di potersi organizzare e sapere con largo anticipo quello che accadrà nei prossimi mesi. Stiamo preparando subito da luglio, inizieremo con la preparazione per un Natale lungo, un Natale che vede un intervento di finanziamento importante quest'anno da parte della Regione. Per la prima volta dopo tanti anni la città di Caserta potrà investire anche sul Natale.